Sai che io neanche me lo ricordo quando è stato il Books precedente a questo? Cioè uno non tematico che non fosse dentro i video di Halloween e che copra soltanto le mie ultime letture. Credo che anche per via dei video di Halloween, per cui ho voluto leggere tante cose tematiche, questa selezione sia un po' più piccola di altre volte. Certamente, visto che il 30 di settembre c'era stato il secondo Prism Meeting, ci sono due titoli che mi sono stati regalati e te lo dico sempre, regalare dei libri secondo me è un regalo strepitoso. In particolare, qualcosa a cui io da sola non sarei mai arrivata. E certamente in questa categoria c'è Corpicino. Non so mai perché ti faccio vedere le copertine quando le metto, boh, o di qua o di là, a seconda di dove mi sembra ci sia più posto. Io non conoscevo Tuono Pettinato e quindi non ero familiare con il suo tratto e quindi non so in altre storie come si comporti. Qui è veramente un pugno nello stomaco perché è una storia di un infanticidio, ma soprattutto è una critica di quel circo che si costruisce morbosamente intorno a episodi di questo genere. C'è una critica feroce a quel costume della stampa dell'orrore, no? O di quei giornalisti che in occasione di tragedie indicibili, scelgono di fare le domande più stupidamente impietose e prive di empatia possibile. Non sono tutti uguali, se da una parte c'è il terribile omicidio di Marcellino, dall'altra c'è Martinelli. E Martinelli è un giornalista che crede nell'etica intrinseca del suo lavoro, nel valore della libertà di stampa e che è volutamente troppo buono. Non ci sono solo questi due personaggi, naturalmente, anche gli altri sono veramente degni di nota e ti scavano dentro, cioè questo è un libro spaventoso, un fumetto, un libro illustrato, come va definito? È un libro che non ti fa guardare dall'altra parte, è veramente una satira feroce ma fatta con un'incredibile delicatezza infantile e forse anche per questo arriva così perfettamente a segno. Già in qualche videobooks fa, forse nell'ultimo, ti avevo parlato della mia crescente mania per i libri illustrati. E visto che Amazon ormai lo sa, non fa altro che consigliarmi cose le cui copertine siano come il canto di una sirena. Potevo secondo te resistere a una cosa così, che si chiama A Child of Books? Allora, a onor del vero, di questa selezione secondo me questo è quello che mi è piaciuto di meno. Perché è un gioco tipografico che ha un paio di cose che non mi hanno soddisfatta del tutto. Dunque, intanto al timone ci sono Oliver Jeffers, che è un autore e illustratore, e Sam Winston, che è un artista tipografico. E il punto è proprio quello, perché la protagonista è una bambina che naviga su un mare di storie. E il mare di storie è fatto così. Questo trucco di far sì che le lettere, i caratteri tipografici proprio, siano al servizio dell'immagine, funziona quasi sempre, altre volte con meno successo. Sono quasi tutti pezzi di storie per bambini e questa è la cosa che si ripetono spesso, cioè c'è spesso Alice, c'è spesso Hansel e Gretel e soprattutto lo stesso pezzo di Alice e Hansel e Gretel. Poi perché sono maniaca io, in alcuni momenti quando le lettere vengono sovrapposte così per fare il buio, ovviamente non riesci a leggerle tutte e questo mi dà un senso di non concluso che sembra un po' il prurito che non hai finito di grattare. Ci sono dei momenti in cui l'amore per la carta stampata ha delle ispirazioni veramente geniali, come questi tronchi. Fondamentalmente è una breve storia su come le storie possano, e lo capisci dalla serratura davanti con la chiave dietro, sbloccare un infinito mare di immaginazione. E questo è certamente qualcosa che parla a persone di qualunque età, però penso che anche per via dell'immaginazione particolarmente intelligente, questo sia molto più godibile non dai bimbi, ma da qualcuno che sia un po' più grande. Certo, se c'è qualcuno nella tua vita che ama i libri e o i caratteri tipografici, questo è un gran regalo. Sempre Oliver Jeffers di A Child of Books, insieme a Owen Colfer, che è quello tra le altre cose di Artemis Fowl e un'altra cosa, hanno fatto insieme Imaginary Fred. Questo ovviamente c'è tra la copertina e il titolo, quale lo rendesse più un'ovvia presenza nella mia wishlist. È la storia di un amico immaginario e il punto è che gli amici immaginari abitano sempre perennemente fluttuando invisibili tra le nuvole. Quando un bimbo abbia bisogno di loro, con un pizzico di elettricità forse, o di magia o di fortuna, si materializzano e arrivano nella vita del bambino a dargli una mano. Stanno con lui finché il bimbo non abbia trovato un amico reale. Fred viene chiamato sulla Terra perché Sam ha bisogno di lui. Cosa succederà quando Sam incontra un amico in carne e ossa? È di una dolcezza indescrivibile. Il gioco per cui Fred è invisibile viene fatto con questi puntini, sembrano un po' i retini dei manga. Anche questo, come Child of Books, è un inno all'immaginazione, è un inno a quello che puoi creare dal nulla immaginandolo, però
Credo che abbia il vantaggio rispetto a Child of Books di essere comprensibilissimo a qualunque età, anche perché chi non ha mai avuto un amico immaginario? Questo è qualcosa con cui credo tutti possano sentirsi in relazione. In più, i temi centrali sono l'amicizia, il crescere, il cambiamento, e anche questi penso che siano temi completamente universali. Perché pensavo che crescendo mi sarebbe arrivato il volume La verità assoluta su assolutamente tutto, ma invece no. O quantomeno non ancora. Sean 10 è quello di The Arrival. Nella mia testa è sempre così, cioè quando dico Sean 10, attaccato c'è tipo parola sola, quello di The Arrival. Lo adoro e sto cercando lentamente di avere tutto il suo corpus, tutta la sua produzione, perché le sue immagini hanno un potere che secondo me va al di là delle parole. E certamente The Red Tree, che è ovviamente l'albero rosso in italiano, è certamente un esempio di come ad alcune sue immagini non servono parole. È una storia che parla di tristezza e depressione e penso che lo faccia con una palette di immagini, appunto, utilissima se per caso hai nella tua vita, per esempio, io conosco gli attacchi di panico, no? E se parlo con qualcuno degli attacchi di panico che non abbia gli attacchi di panico o non li conosca e non li abbia mai provati, è probabile che, mosso dalle migliori intenzioni, mi dica stai tranquilla o non preoccuparti, che ripeto sono cose dette in buonissima fede, ma che non funzionano in casi di questo genere. The Red Tree è quello con cui rispondere quando ci sia dell'ansia o della depressione a chi ti dica cos'hai da essere triste. Cioè, questo è un ritratto di come profondamente ci si senta quando non bastano le parole, quando non si sa quali usare. Questa è sicuramente la tavola che mi piace più di tutto. Ci sono pochissime parole, naturalmente, in questa brevissima storia, e la descrizione, insomma, di questa immagine è Darkness overcomes you. Il punto è, ogni tanto ci si sente così. E la protagonista è questa bimba coi capelli rossi. Quest'idea di avere qualcosa che incombe sopra, no? Come un'ombra che gli altri neanche notano, secondo me è geniale e sono una meglio dell'altra, ste immagini. E tu dirai, e perché mai dovrei volere un libro che sia così deprimente, per cui se non sono già triste mi ci fa diventare triste? Perché è Sean 10 e se per caso non hai ancora letto niente di Sean 10, lascia che ti faccia un piccolo spoiler sul suo modo di raccontare le cose. Lui guarda sempre profondamente dentro il buio, al punto da riuscire a intuire l'arrivo della luce dell'alba. C'è sempre uno spiraglio. Spero di non avertelo spoilerato troppo. Mamma Paolo Nori, quanto tempo ho passato senza conoscerlo. Sei città è un racconto delirante che indovina attraversa sei città, che puoi identificare attraverso piccoli e grandi dettagli, ma è come se tu le stessi sognando. Cioè, questi dettagli sono immersi dentro un fluire continuo di parole e di immagini che sono veramente al servizio di quello che viene raccontato in una maniera incredibile. È veramente un viaggio surreale che ti fa pensare ai piccoli costumi che ciascuna città mi fa pensare a quel detto per cui a Bologna si dice che ogni 20 metri c'è la ricetta definitiva del ragù, no? Quelle cose per cui se guardi nel piccolo è tutto minuziosamente diverso, come un ricamo, una filigrana, un pizzo, eccetera. Però se riesci a zoomare fuori, c'è qualcosa di eterno e di universale sopra tutti i piccoli dettagli che sono ritratti qui dentro. Non riesci a smettere finché non l'hai finito. Ti tira dentro come se fosse un vortice. E poi la voce che narra ha questo tono che io ho trovato quasi puro e innocente, no? Per cui ha la capacità o la possibilità, se vuoi, di guardare dall'alto, quasi con distacco, i dettagli delle sei città e rilevarli con meraviglia. Se hai assistito alla live di ieri sera, questo libro qui te l'ho quasi un po' spoilerato. Si tratta di The Rise and Fall of Dodo. È scritto a quattro mani da Neal Stephenson e Nicole Galland. Nicole Galland non la conosco, però Neal Stephenson è l'autore di Seven Eves, che è un altro libro di cui non faccio altro che parlare in live, che ahimè non ho finito in tempo per questo books. Dunque, questo si installa nella New Wave di storie sul viaggio nel tempo. Non so se sia effettivamente una New Wave, cioè non credo che noi umani si sia mai smesso di fantasticare sull'idea di viaggiare nel tempo. Certo, qui c'è un trucchetto strutturale magnifico. Tutto comincia con un racconto, un diario, un registro dei fatti che viene compilato da Melisande. Ti sfido a non chiamarla Melisandre, cioè ogni volta che leggevo sto nome, quando non fosse accorciato in Mel, per me era automaticamente The Woman in Red. No, non è vero, è un personaggio perfettamente connotato e se questo libro ha un difetto è che è veramente molto
prolisso quando si tratta di particolari dettagli, ma sto mettendo il carro davanti ai buoi. Mel scrive: quello che poi andrà a chiudere dentro una cassetta di sicurezza di una banca che sa per certo sopravviverà fino al XXI secolo. Come mai? Perché sta arrivando una soglia temporale nel 1851, il momento della grande esibizione a Londra a Crystal Palace. Quello è il momento esatto in cui la magia nel mondo ha smesso di funzionare. Cosa ci fa Mel nel 1851 e come fa a sapere che quella banca sopravviverà? Perché lei non è del 1851, è una linguista e ahimè è stata coinvolta dalla Dodo. C'è un acronimo molto preciso ovviamente su cosa significhi Dodo, ma visto che è uno scherzo che prosegue a lungo nel libro non te lo voglio spoilerare. La Dodo le va a sbattere contro fisicamente nella persona di Tristan Lyons, che è anche charmant, porca miseria, e ha bisogno esattamente delle sue abilità. Perché naturalmente il punto è capire come sia successo che nel 1851 la magia semplicemente ha smesso di funzionare, è sparita. Il viaggio nel tempo viene presentato come uno strepitoso mix tra scienza e stregoneria, tanto che i personaggi non solo scavalcano la riga tra, ma si schierano di qua e di là dalla riga che divide la scienza e la stregoneria, quindi ci sono dei fisici, ci sono varie streghe in diversi momenti temporali, mondi paralleli, e tu dirai: porca vacca, che casino. Secondo me, per assicurarsi che non ci perdessimo, si è scelto di far sì che il centro di questo libro sia una satira contro la burocrazia. Perché naturalmente la Dodo, che all'inizio è una specie di intraprendente startup, finisce impantanata appunto nella burocrazia e nelle gerarchie di burocrati, che ovviamente da descrizione sono degli incapaci. Questa parte, quella che è fatta di memo, di circolari, di relazioni, è forse quella che mi sarebbe piaciuto avere un po' più sintetica, cioè il momento in cui il passo rallenta molto. Ci sono tantissime citazioni da Monty Python e sarà che, come ti ho detto anche nello scorso video, io sono immersa fin qua in The Office. Ci sono molte cose alla The Office, tipo sotterfugi, magheggi alle spalle, giochi di potere, capi incapaci. Però quello che è strepitoso, secondo me, di questo libro è che c'è un modo veramente molto raro di rendere l'incredibile molto credibile. Dopo essere stato scartato 2 volte dal GDL, ho deciso di leggere Una vita come tante. È stata un'impresa titanica per me. Ho cominciato all'inizio di settembre perché ero in Sardegna e avevo sempre poca voglia di andare avanti. Mi vedrai tentennare molto durante le poche parole che dirò di questo libro, perché so che se piace, piace in modo veramente molto intenso. Io ho trovato i suoi difetti superiori ai pregi e ti dirò che ero un po' preoccupata mentre mi si andava formando la mia opinione, e poi ho guardato su Goodreads se ci fosse qualcuno che la pensava come me, e per fortuna sì. Ilenia Zodiaco, qualcosa come 2 anni fa, forse di più, aveva postato un articolo dicendo come incarnasse esattamente il suo parere, e francamente mi ci sono trovata anch'io quasi del tutto. Il mio problema è stato che non ho trovato edificante l'accanirsi dell'autore nei confronti di un particolare personaggio. In più, dunque, il punto è che si seguono questi 4 amici dalla giovinezza in avanti mentre trovano la loro strada. Ce n'è uno di questi 4 amici che si chiama Jude, che è il centro emotivo di questo gruppo. A Jude succede tutto il male che puoi riuscire a pensare, e succede in tutti i momenti in cui c'è qualcosa che può andare storto, e diventa talmente eccessivo, secondo il mio gusto, questo mare infinito, costantemente in tempesta, che non fa altro che infrangersi su di lui, che onestamente diventa quasi grottesco, e francamente, di nuovo, non trovo che sia edificante in nessun modo. Quello che dovrebbe essere presentato come un, non esattamente un mistero, un segreto, è qualcosa che intuisci, penso, a pagina 12, e questo disinnesca un minimo di tensione. In più, benché la costruzione dei 4 personaggi sia, è vero, emotivamente molto riuscita, le caratteristiche sembrano così tanto troppo al servizio della storia che suonano artificiosi. In più, tu sai che io sono l'ultima al mondo a criticare qualcosa che suoni lirico, che cerchi il poetico a tutti i costi. Ci sono dei momenti in cui persino a me è sembrato eccessivo, dei momenti in cui le coppie aggettivo-sostantivo non finivano mai ed era tutta una continua metafora che finiva un po' per perdermi, forse anche perché, ti ripeto, non sono riuscita a farmi coinvolgere del tutto in questo libro, e mi dispiace perché ho letto ovviamente di persone a cui invece è piaciuto tantissimo, e ho il sospetto di essermelo perso, insomma, il treno di Una vita come tante. In più, mi dispiace se
È finito in un triste GDL perché è un libro che a tratti è veramente molto grafico, per quanto riguarda un sacco di argomenti delicati. È certamente un libro che secondo me non si può consigliare a 360 gradi, ma soltanto a qualcuno che conosci molto molto bene e di cui conosci il campo minato emotivo, insomma, per assicurarsi che questo libro, ecco, non cammini su una mina. Oh, questa invece è stata una riunione per me veramente molto piacevole, perché è il nuovo libro di John Green, se non dico una fesseria, questa è la prima cosa che scrive dopo The Fault in Our Stars, è Tartarughe all'infinito in italiano, vero? La trama non solo è molto semplice, questo è uno di quei libri dove la trama non è esattamente il punto. Eva è il ricettacolo di un'ansia che raramente ho visto descritta in modo così efficace. Ha una migliore amica che si chiama Daisy, che è molto intraprendente, e conosceva quando era più piccola Davis Pickett, il cui padre miliardario è scomparso proprio quando a livello giudiziario le acque intorno a lui si facevano un po' agitate. Tanto che c'è una ricompensa adesso di 100.000 dollari per chiunque possa dare informazioni su dove si trovi Russell Pinkett. Daisy, la migliore amica, decide che loro due devono assolutamente tentare di ottenere questa ricompensa, sfruttando il fatto che una volta Eva e Davis erano molto amici, quindi perché non riallacciare i rapporti proprio adesso per cercare di estorcere qualche dettaglio? Questo è un dettaglio veramente marginale. Credo di averti raccontato forse un po' della seconda di copertina, ma di nuovo non è il punto del libro. Credo mi sia piaciuto più di qualunque altra cosa io abbia mai letto di John Green. È molto diverso, secondo me, da The Fault in Our Stars. Sono proprio due canali espressivi simili ma paralleli che non si incrociano mai. Le descrizioni di Eva ti fanno dimenticare che non stai veramente parlando con una ragazzina di nome Eva che ha problemi di ansia. Il modo in cui visualizza il lavorio interno di questa sua ansia e preoccupazione è qualcosa che secondo me nessun altro è in grado di fare così. L'unica obiezione che ho è il finale. Ma naturalmente non ti dirò niente a proposito del finale. E forse la copertina. Cioè, capisco tutto, capisco il senso, il titolo è bellissimo, mi piace quando viene spiegato perché sia questo il titolo, ok, fine. Occhio perché è uno di quelli che quando lo prendi in mano lo riappoggi solo quando l'hai finito e lo leggi abbastanza velocemente. Io in realtà ci devo aver messo 2 o 3 giorni, ma perché avevo sonno. Però è scritto in corpo molto largo, con un'interlinea piuttosto larga, quindi si fa una bella binge di questo. Ora due libri che mi rendo conto adesso hanno qualcosa in comune perché parlano di storie e di luoghi. Il primo è Eight Ghosts, l'hai visto in un post su Instagram durante Halloween perché ovviamente l'ho letto durante ottobre. Si tratta di 8 storie di fantasmi che prendono le mosse da 8 punti salienti, anche turistici, dell'Inghilterra. Non sono tutte strettamente proprio storie solo di fantasmi, certo si parla di cose che si percepiscono, cose che si credono, o ricordi o sentimenti, ecco, anche in questo si tratta di fantasmi, cioè di non tangibile. Purtroppo degli 8 posti di cui si parla io ne ho visti soltanto 2, però onestamente vorrei farne una specie di checklist. Il nome che mi aveva attirato era quello di Mark Haddon, però quello che alla fine mi ha rapito è stato quello di Sarah Perry. Sarah Perry ha debuttato con un libro che si chiama After Me Comes the Flood e dopo, cioè il suo secondo libro, è stato Il Serpente dell'Essex, che è stato un gran successo. Ed è tradotto al contrario del primo. Il prossimo libro, che è atteso per il 4 ottobre del 2018, si chiamerà Pare Melmoth e prende le mosse dal classico racconto gotico di Melmoth the Wanderer, che non sono sicura in realtà se è rientrato in quello scheletro della letteratura gotica che abbiamo fatto durante i video di Halloween, ma che comunque è una pietra portante di tutta la cattedrale del gotico. Il secondo libro che parla di luoghi e di storie, vorrei che ci fosse il, quant'è, 6D, vorrei che tu potessi allungare la mano e sentire questa copertina, perché sembra allo stesso tempo velluto e, non lo so, vinile, sembra quasi che ti lasci qualcosa, un residuo sulle mani, ma naturalmente non è così, è strepitoso. Dunque, questa è una serie di, non racconti, di essay, di trattati, che parlano di luoghi che fanno nascere delle storie. L'editore e ideatore di tutta questa faccenda è John Rappion, che è il marito della figlia di Alan Moore e con entrambi ha lavorato ad Albion. Se devo essere onesta, la parte che ho amato di più di questo libro è la sua introduzione, che spiega come questo libro sia arrivato in essere e racconta di una cosa di Liverpool che io non sapevo. Cioè una serie di pietre che sono l'ultima cosa rimasta di, boh, un monumento funebre, pietre neolitiche. Lo scopo è quasi cercare di
inquadrare nel mirino lo spirito dei luoghi. E questi 12 autori lo fanno in modo veramente molto molto diverso l'uno dall'altro. Ci sono alcuni che per me sono risultati troppo, nel senso che mi perdevano, magari perché risultavano troppo accademici, o invece dall'altra parte perché sembrava quasi tutto troppo surreale. Però tutti quanti questi trattati ti suscitano una curiosità irresistibile di andare a vedere tu stessa per vedere se un po' dell'energia che viene raccontata qui, non so, dovessi percepirla anch'io. In mezzo ci sono anche Warren Ellis e Alan Moore, naturalmente, e un po' mi scoccia ammetterlo, però sono grandemente superiori agli altri. Poi ci sono due libri che riassumerò dicendo di scrittura creativa, però in realtà non solo. Cioè che tu senta la voglia di scrivere o meno, in qualunque modo tu scelga di esprimere te stessa, secondo me questi due libri ti sono utili. E il primo, anche lui mi è stato regalato durante il press meeting di fine settembre, si tratta di Writing Down the Bones. È qualcosa che ti insegna effettivamente a guardarti dentro e non è tanto un manuale quanto un approccio, se vuoi, un po' zen e introspettivo al procedimento di scrivere, e francamente credo ci siano poche cose più introspettive dello scrivere, no? Cioè, se non te la trovi dentro la storia, è un altro tipo di scrivere. È uno di quei libri, secondo me, che non si vergogna, diciamo, a farsi vedere entusiasta per le cose che ama. E in particolare quello che ama è quell'afflato che fa sì che tu voglia trasformare in parole un pensiero, cercando forse di liberarsi il più possibile della timidezza e delle vocine interiori che dicono che quello che vuoi scrivere non importa a nessuno. Ti dice un po' che il punto non è quello. È un libro veramente molto rassicurante, anche perché la prima cosa che fa è dirti che non sei da sola. L'altro è un manuale per la vita. Cioè, secondo me, al di là del fatto che tu possa voler scrivere, questo libro non ti può mancare. Si tratta di The Writer's Journey, siamo arrivati alla terza edizione, se non ce n'è stata una successiva, ed è una disamina del viaggio dell'eroe. Quando dico anche solo per vivere, come diceva Mark Twain, ahimè, la differenza tra la vita e la finzione è che la finzione deve aver senso. È sottinteso, ovviamente, che la vita non necessariamente, quindi l'interpretazione di quello che ti succede nel mondo reale può essere aiutata da questo manuale fino a un certo punto, cioè sapendo che difficilmente una vita reale può del tutto sottostare alle regole del viaggio dell'eroe, però insieme ti può dare un modo per interpretare quello che ti sia veramente successo e trasformarlo in un reale viaggio dell'eroe. È stato trattato come se fosse un chiavistello che aprisse i cancelli dello screenwriting. Un sacco di persone dell'ambiente hanno cercato di sabotare questo libro perché è una ricetta, cioè se lo segui passo passo, non c'è modo per cui una storia che hai in mente, che sia anche solo una frase, non riesca a diventare un copione compiuto. Ovviamente è faticoso, cioè non è un libro che uno legge necessariamente solo per intrattenimento e magari neanche di fila, è uno di quelli da consultare, come on writing in realtà, da tenere sotto mano per i momenti in cui dici e adesso? O anche se hai scritto per un po' e all'improvviso ti trovi in un momento che non ti aspettavi e dici e adesso come ne esco da sto pantano? Questo ti può aiutare. Ho letto due novelle durante questi mesi che mi sono piaciute una più dell'altra. Onestamente non saprei scegliere. Una è nel panorama dei fiumi di Londra, quindi è un'altra, ahimè, breve avventura di Peter Grant. Ma la verità, non voglio una novella, voglio che tu mi faccia un nuovo libro. In più, questo si piazza tra il quinto e il sesto, che è già uscito. Quindi non ho capito se sono arrivata in ritardo io, cosa molto probabile. Certo, come al solito, per manie di completezza, se ti piace la saga dei fiumi di Londra, e non credo sia possibile che non ti piaccia, ovviamente non potrà mancarti anche The Further Station. L'altra è una specie di prequel di La Libreria Sempre Aperta, se non mi sbaglio in italiano, si chiama Ajax Penumbra 1969. Ed è la storia di come Mr. Penumbra sia diventato Mr. Penumbra. Se ti ricordi quando avevo parlato a suo tempo del 24-hour bookstore, forse si chiama in originale. Beh, insomma, mi era piaciuto in una maniera esagerata. Forse come tutti quelli che disegnano un mondo misterioso a questo modo, più o meno facciamo come il cimitero dei libri dimenticati, più o meno come feeling, quando poi il mistero venga risolto, io sento un po' di calo nel fascino, no? Ma è inevitabile, è come aver esplorato una meravigliosa caverna piena di cristalli e poi esci. Nonostante questo mi era piaciuto veramente moltissimo, quindi sono stata veramente felice di avere qualche informazione in più su Mr. Penumbra, soprattutto perché è un personaggio che è difficile immaginarsi giovani e ho pensato che ti dia la sensazione che chissà, forse un giorno potrebbe darci J.K. con un prequel
di Harry Potter, cioè questi personaggi che tu hai visto perfettamente formati in un'epoca della loro vita, il cui orologio viene riportato completamente indietro in un momento in cui stavano diventando quello che poi conosci molto bene. Le ultime due cose di cui ti parlo hanno un sapore dolce e amaro. Partiamo da questo, va? In italiano, racconti dal lato buio. Questo avrebbe potuto essere una serie. E sarebbe stata una roba vez che nessuno di noi avrebbe dormito per settimane. Dunque, è un po' Racconti dalla cripta, Twilight Zone, prime stagioni di X-Files, senza necessariamente qualcosa di spiegato, però qualcosa che ti spaventa veramente da dentro, dalla profondità delle tue paure. Ovviamente è lo stesso team di Lock and Key, la cui serie invece dovrebbe essere in arrivo, quantomeno in divenire. A proposito, ma stai seguendo la produzione di Good Omens? Perché io tutti i giorni cerco aggiornamenti sulla faccenda, anche un po' a rischio spoiler. Vabbè, se fosse stata una serie, credo sarebbe stato all'altezza di Black Mirror. Però, anche così, sono tre storie brevi in un grandioso volume, comunque. E l'ultima cosa, niente, volevo soltanto un po' a livello di diaristica e per condividere, è finito Ratman. Una di quelle cose che, francamente, io non mi aspettavo veramente di dire. Cioè, quando Leo ha iniziato a minacciare, va che Ratman finirà. Io non gli ho creduto ed è stato molto stupido da parte mia e così adesso mi sento un po' orfana. Io ho amato moltissimo Ratman, credo che abbia un occhio veramente unico, non solo sul mondo del fumetto che conosce veramente a menadito, in particolare per quello che riguarda le sue grandi ispirazioni, una su tutte ovviamente Jack Kirby, ma anche sul mondo reale che lo circonda ed è qualcosa che mi mancherà molto. Per fortuna parla di tanti progetti diversi. Dice anche, se non mi sbaglio, alcuni quasi drammatici, alcuni anche drammatici. Insomma, non vedo l'ora, spero che Leo non debba riposarsi tanto, ecco. L'ultima cosa che volevo dirti, no, però qua mi serve il Federichindolo, aspetta che lo vado a prendere. Sai meglio di me che ti ho parlato di lore fino alla nausea. Sai che è uscito il libro insieme alla serie, insomma, adesso il mondo di lore è qualcosa di molto più espanso e anche il sito ha subito un'espansione di pari passo a tutto questo. Ci tenevo a specificare, in realtà credo che ci sia scritto un po' dappertutto, però il volume 1 di lore, che si chiama Monstrous Creatures, e il secondo che si chiamerà Wicked Mortals, esce il 29 maggio del 2018, sono paro paro il testo dei podcast. Ora, io perché sono maniacale, sono contenta di averli. Mi sono pentita di averlo in ebook. Perché pare che le illustrazioni nella versione artbook siano particolarmente belle, quindi penso che prima o poi, quando mi avanzeranno dei soldi, ecco, me li comprerò fisici, però è una di quelle cose veramente solo per il gusto di possederli, perché per il resto, ti ripeto, non c'è nessuna info che tu non abbia già ascoltato nei podcast. Ed ecco qua, Vez, queste sono le mie ultime letture, spero che ci sia qualcosa che magari ti ha incuriosito. In realtà con ogni probabilità c'è qualcosa che mi hai consigliato tu. Al momento io sto leggendo Seven Eves, cui ho accennato prima, e The Queen of Dark Things, che è il seguito di Dreams and Shadows, che non sapevo esistesse finché non ho controllato su Amazon di Dreams and Shadows e mi è stato detto qua che c'è anche il seguito. Mi piacerebbe tanto aggiornare Goodreads. Credo che sia aggiornato al 2012-2013. Se non altro, la lista di tutti i libri di cui abbia mai parlato nei videobooks sul sito è aggiornata, quindi quella dovrebbe essere facile da navigare, insomma, per trovare un libro se effettivamente ne ho già parlato. Se c'è qualcosa che mi vuoi suggerire, invece c'è il forum dedicato, anche di quello ti metto il link nel box. Mentre rimuginavo su tutti questi libri mi è venuto in mente una cosa, usiamo il termine generico, per cui mi piace tanto leggere e parlare delle cose che leggiamo, perché penso se la pensiamo uguale su un libro siamo molto molto vicini, ma se la pensiamo diversamente su uno stesso libro non siamo altrettanto lontani. Non so se mi spiego e credo che sia magnifico. Credo che generi gioia ed entusiasmo che a loro volta credo siano le cose migliori da condividere. Di nuovo, grazie se sei arrivata fin qua. Scusa se l'ho tenuta così lunga, spero di non averti annoiato. E naturalmente a questo punto io ti abbraccio e se ti va ci vediamo al prossimo video. Che sarà Stranger Things. Ciao!